Eccoci qua, buonasera. Il telegiornale parte dalle notizie, ancora una volta dalla crisi di governo. Attenzione che ne controllo una dell'ultimissima ora, ma non è determinante. Non sposta il telegiornale, non cambia i titoli. Cosa è successo oggi? Una serie di cose. Innanzitutto la linea di tendenza verso la formazione del governo all'inizio della prossima settimana non viene minimamente intaccata. Domani un nuovo incontro tra Di Maio e Salvini si svolgerà a Milano. A Milano Berlusconi ha detto: non ce l'ho affatto con Salvini, non è un traditore. In campo anche un'altra figura del centrodestra, era stata a lato, Giorgia Meloni, è stata incontrata da Di Maio questo pomeriggio e a quanto pare è stato definito un incontro di cortesia. Non è nell'accordo di governo Fratelli d'Italia, ma non è escluso che faccia parte della maggioranza. Quanto a un ingresso di un suo esponente nel governo, se ne farebbe eventualmente carico la Lega. Questo è quello che trapela, ma non ci sono certezze. Quello che è certo invece è quello che è stato annunciato oggi da Davide Casaleggio, che il contratto che sarà chiuso, domani appunto c'è quell'incontro, ma ce ne saranno tecnici, ce ne sono ancora in corso, dovrebbe essere chiuso tutto lunedì, quel contratto sarà votato, sarà messo sotto votazione sulla piattaforma Rousseau, il cui responso sarà decisivo per far partire da parte dei 5 Stelle l'esperienza di governo con il movimento di Salvini. Queste le notizie, le principali, ma vedete ce ne sono altre attorno a questo tentativo di governo giallo-verde, come è stato definito cromaticamente. Ci sono altre notizie dall'opposizione, perché? Perché Renzi, volente o nolente, riapre le ostilità. Spiegherò i motivi della sconfitta aprendo i lavori dell'assemblea del partito. Siccome Renzi non parla a caso, è chiara la volontà dell'ex segretario di riprendere in mano il filo del dibattito e ovviamente chi non lo ama o chi lo ritiene responsabile della stessa sconfitta dice: ma non sei tu che devi aprire i lavori, spetta al reggente Martino. Si capisce che la data del 19 sarà la data di un, fatalmente si dirà così, di una resa dei conti all'interno del partito che più è uscito deluso, uso un eufemismo, dal voto del 4 di marzo. Ma non c'è soltanto questo, perché se da una parte si tenta di formare il governo giallo-verde e si ritiene che sia quasi certo che Lega e Movimento 5 Stelle ci riusciranno, a Firenze c'era quel grande incontro internazionale, The State of the Union, sulle sorti proprio dell'Unione Europea, aperto ieri da Mattarella, e come dire, oggi con la presenza di Juncker e di Draghi c'erano i nomi forti dell'Europa che conta. Ebbene, la distanza ovviamente rispetto agli enunciati di base di Lega e 5 Stelle, la distanza è forte, anche se, come si sa, sono arrivati rassicurazioni, prese di posizione da Roma, soprattutto dal quartier generale del movimento fondato da Beppe Grillo. Ma è chiaro che ci sono le preoccupazioni e le distanze, soprattutto, ecco, sarebbe meglio dire. Poi si vedrà quello che succederà e vedremo anche quello che succede invece altrove, in quel Medio Oriente che, dopo la denuncia da parte americana dell'accordo sul nucleare iraniano, è tornato più che mai una polveriera. Oggi poi è venerdì, giorno di preghiera dei fedeli islamici, ed è anche l'ennesimo giorno della protesta, l'ennesimo venerdì di protesta al confine tra Gaza e Israele. E la prossima settimana c'è quel fatale anniversario, doppio anniversario, nascita dello Stato ebraico, ma anche il giorno della Nakba, cioè il giorno in cui dovettero i palestinesi lasciare le loro terre. E c'è anche altro ancora, ma andiamo subito ai titoli, tra 30 secondi. Nuovo vertice tra Di Maio e Salvini. Tarda mattinata alla Camera, il leader del Movimento sottolinea le convergenze sulla flat tax, rassicura
Europa e capo dello Stato sui conti, nessuna forzatura sul deficit, nessun rischio per i rapporti con l'Unione Europea, ma al di là dell'ottimismo c'è ancora la distanza, soprattutto sulla struttura del governo, ovvero su chi farà il Premier. Domani i due si rivedranno a Milano, possibile conclusione lunedì. Il programma di governo al centro del contratto con la Lega sarà sottoposto al voto della base 5 Stelle, il cui parere sarà vincolante. Davide Casaleggio conferma la consultazione online sulla piattaforma Rousseau. Di Maio incontra Giorgia Meloni, una forma di cortesia ufficialmente si dice, ma Fratelli d'Italia, che è fuori dall'accordo di governo, potrebbe entrare nella maggioranza e forse anche nel governo. E Berlusconi oggi a Milano torna per un attimo sulla scena, dichiara di non sentirsi tradito da Salvini. Nel PD la polemica oggi nasce da una frase perentoria di Renzi sulla sua news che, dopo aver attaccato Lega 5 Stelle, rispettino le loro promesse folli e irrealizzabili, si rivolge al suo partito e dice che spiegherà in assemblea, aprendola, le ragioni della sconfitta e come ripartire. Non è il padrone del PD, gli rispondono dalla minoranza. Orfini cerca di mediare, basta polemiche. La ricreazione è finita. E l'Unione Europea, chiamata anche in causa, da Firenze guarda attraverso quel convegno sullo stato dell'Unione stessa con attenzione al futuro governo e lancia quelli che sono saranno rubricati come avvertimenti. Tajani definisce irresponsabile e anacronistico uscire da Europa Euro, Juncker attacca populismi e nazionalismi e Draghi insiste su riforme e strumenti anticrisi. Sono sempre più giorni di altissima tensione in Medio Oriente, con al centro lo Stato ebraico. Da una parte i venti di guerra con l'Iran nell'altura del Golan soprattutto, dall'altra il settimo venerdì di protesta lungo la barriera che divide la striscia di Gaza dal territorio israeliano. Oggi ancora scontri e appunto ancora vittime. Due i palestinesi morti, una quarantina i feriti. Lunedì cerimonia d'apertura dell'ambasciata americana nella nuova sede di Gerusalemme. Eccoci, buonasera. Quindi passi avanti verso il governo dell'alleanza 5 Stelle Lega. Un altro incontro tra Salvini e Di Maio, un altro ce ne sarà domani. Quello di oggi a Roma, quello di domani a Milano. Ma non c'è solo quello, in una giornata in cui altre tessere del mosaico sono andate al loro posto. Bisogna chiudere il prima possibile. Sono le 10.50 quando Matteo Salvini, entrando a Montecitorio, aggiorna il calendario delle trattative, annunciando poco dopo un nuovo incontro con Di Maio. Il tavolo tecnico era fissato per domani, ma evidentemente è da quello politico che si cercano le risposte. Alle 12 l'incontro ha inizio, neanche mezz'ora dopo dai 5 Stelle trapela. C'è una fortissima convergenza tra Movimento e Lega sulla flat tax, che presenta enormi benefici sul ceto medio. La carezza alla Lega è accompagnata da garanzie sui conti, care al Quirinale. Nessuna forzatura sul deficit con l'Unione Europea, altra velina nella stesura del contratto di governo. La volontà dei 5 Stelle, che parlano d'intesa, sarebbe quella di non superare l'1,5%. Dal fronte Lega, dove tanto rigore potrebbe essere indigesto, è Giorgetti uscendo a tranquillizzare i futuri alleati su un tema caro alla base. Un accordo sul conflitto di interessi non è un problema. Intellettuali, radical chic, fatevene una ragione, andiamo a governare, twitta Salvini dall'interno del vertice che termina poco dopo. Lui esce senza parlare, direzione Milano, dove domani rincontrerà Di Maio, destinazione che lo proietta nell'orbita di Berlusconi, anche se appuntamenti con il leader forzista non sono al momento all'ordine del giorno. Di Maio invece parla, ottimista sul futuro, garantisce non ci sono rischi per i rapporti con l'Unione Europea. Stiamo facendo notevoli passi avanti sul programma di governo e stiamo trovando ampie convergenze su quelli che sono i temi che hanno a cuore gli italiani. Ieri si è discusso di reddito di cittadinanza, di flat tax, di legge Fornero, di questioni che riguardano la lotta al business dell'immigrazione, del conflitto di interessi.
Quindi anche l'incontro di oggi è stato un incontro positivo, di nomi non abbiamo parlato, ne parleremo a breve. Speriamo di chiudere il prima possibile, perché se poi non si chiude si torna al voto. E nelle ultime parole che dice, se no si torna al voto, che racchiusa tutta la delicatezza del momento. La scena adesso si sposta a Milano, dove si terrà domani il vertice al Pirellone, sede della regione governata dal Carroccio, ma negli uffici dei 5 Stelle, precisano i grillini. Oggi proprio da Milano torna sulla scena Berlusconi, attendista in pubblico e severo in privato. Speriamo che questi due non facciano un governo, se no rimettono la patrimoniale, avrebbe detto all'interno della mostra dell'antiquariato. Diverse le parole usate di fronte alle telecamere. Il governo 5 Stelle Lega? Vediamo come va. Salvini è un traditore? Non una frase epocale, ma insomma ci siamo capiti. Berlusconi è stato molto abbottonato ed è possibile che Milano, diventando la capitale nel fine settimana dei tentativi di formare un governo e non solo, sia ospiti anche l'incontro del centrodestra, perlomeno appunto tra Berlusconi e Salvini. Ma dalla parte dei 5 Stelle ci sono altre novità, ci sono altri elementi. Si vota online sulla piattaforma Rousseau una volta che c'è il contratto con la Lega, dice Casaleggio. E inoltre c'è la questione Fratelli d'Italia. A livello di programma, a livello di candidati, a livello di rappresentanza in tutti i contesti, abbiamo sempre visto come il sistema di voto del Movimento 5 Stelle su Rousseau è sempre stato determinante. Davide Casaleggio a Roma per presentare un'iniziativa sulla piattaforma Rousseau conferma le parole di Luigi Di Maio. Il contratto di governo elaborato insieme alla Lega prima di finire sul tavolo di Mattarella verrà votato dagli iscritti al movimento. Passaggio non secondario in questa fase. I 5 Stelle considerano fondamentale dimostrare che il rapporto con la base non si interrompe mai. Per questo, se Casaleggio parla di voto determinante, ma non va oltre, Luigi Di Maio non ha problemi a confermare che il risultato sarà vincolante. Anche perché non abbiamo dubbi, il programma che stiamo definendo rispecchia quello presentato in campagna elettorale che ha raccolto tanti consensi, aggiunge ancora il leader del movimento. Con la Lega stiamo parlando di un programma e sta filando tutto liscio, conferma Vincenzo Spadafora, uno dei collaboratori più vicini a Di Maio. Contratto che dovrebbe essere presentato ufficialmente dai due leader con tanto di foto al momento della firma, forse lunedì. Contratto e nomi. Per la presidenza del Consiglio troveremo un terzo insieme, aveva detto Di Maio alla vigilia dell'incontro di ieri mattina con Salvini. Un rinvio senza aggiornamenti che forse qualcosa nasconde. Per ora non si è parlato di squadra, dicono in coro tutti i big del movimento, che escludono anche dissensi sulla presidenza del Consiglio, con i nomi ipotizzati che rimangono però top secret. Qualche indicazione sotto traccia si riesce a strappare sui possibili ministri, anzi meglio ministeri. I 5 Stelle punterebbero alle riforme, in questo caso il candidato sarebbe Alfonso Bonafede, nome buono anche per la giustizia. Alla sanità il nome nuovo che emerge è quello di Pierpaolo Sileri, senatore, medico, chirurgo, paladino della trasparenza. Andrea Roventini, professore di economia a Pisa, già nella lista del governo presentato prima delle elezioni, andrebbe all'economia. Oggi nel tardo pomeriggio Luigi Di Maio ha incontrato anche alla Camera Giorgia Meloni, vertice inatteso che potrebbe allargare il campo a Fratelli d'Italia, un'ipotesi che il movimento sta valutando in queste ore. Per i 5 Stelle il dialogo è sempre stato solo con la Lega, ma l'entrata in maggioranza del partito della Meloni rafforzerebbe i numeri al Senato per garantire una navigazione più tranquilla. Un vantaggio anche per Di Maio, che si può giocare la carta anche sul fronte interno. Chi dentro i 5 Stelle ha più di un dubbio sull'alleanza con la Lega perderebbe molto peso. Ma Fratelli d'Italia non può stare nel contratto con la Lega, chiarisce pochi minuti fa Di Maio, da capire se qualcuno del partito della Meloni avrà un posto nel governo. Si vedrà, questa è la situazione dal punto di vista dei 5 Stelle. Salvini gioca questa partita, ma la gioca insieme a un movimento che ha anche altri interessi. Vediamo di capire la strategia del leader leghista. Giancarlo Giorgetti, autorevole numero due del Carroccio, alza le spalle mentre è ancora in corso il faccia a faccia Salvini Di Maio. La staffetta è una disciplina con cui si chiudono le Olimpiadi, prima c'è il salto in alto. Lo dice da ieri, bocciando l'ipotesi e scherzando sul fatto che lui sarà al governo solo se ci sarà anche Guido Crosetto. Un modo per glissare sulle strettoie della trattativa per la costruzione dell'esecutivo, ancora in alto mare dal punto di vista della Lega, a giudicare dalla scarsa loquacità di oggi. Salvini lancia
lancia messaggi al suo elettorato, sicurezza, migranti, protezione, su Twitter e Facebook e poco più, e invoca impegni familiari. Mancano 48 ore alla scadenza fissata dal Quirinale, che chiede per domenica il segno di una maggioranza pronta a sorreggere il governo giallo-verde, almeno un'intesa programmatica fortissima, che non possa essere messa in discussione da uno scontro sui nomi, e che vorrebbe il Quirinale più auspicabilmente il nome del Premier per cui si chiede l'incarico. Se l'Europa teme il governo Lega 5 Stelle, vuol dire che è chiaro che non sarà un nuovo governo Monti, dichiara il neoeletto governatore del Friuli Fedriga, e le sue parole mostrano la diffidenza del Carroccio rispetto al nome terzo circolato nelle ultime ore, quello dell'ex capo dei servizi segreti esteri Giampiero Massolo, atlantista ed europeista effettivamente sondato dai 5 Stelle e di sicuro gradito al Colle. Per la Lega, che confida nell'esperienza amministrativa locale e anche di governo, è preferibile il profilo politico, ma non è facile risolvere il rebus. Salvini conferma il passo di lato e non accetta che Di Maio ritenti, lo ha fatto oggi, la corsa per Palazzo Chigi. Il no è secco, nonostante l'offerta comprendesse quasi tutti i ministeri di peso per la Lega e maggioranza in Consiglio dei Ministri. Ma d'altra parte la strada è complicata anche per Giorgetti. Se fosse Premier, Salvini non potrebbe essere il numero due nel governo, dovrebbe star fuori, ma Di Maio vuole essere almeno ministro e non potrebbe farlo se Salvini non lo fosse. Dunque si torna alla caccia al terzo nome, che però non deve essere tecnico, non troppo, e però deve tener conto del profilo tracciato dal Quirinale, quanto a Europa e trattati internazionali e articoli della Costituzione, compreso il numero 81, il pareggio di bilancio. Questo allontana il dicastero dell'economia per l'euroscettico Bagnai, forse potrebbe far recuperare l'anti-euro Borghi, ma non per via 20 settembre, che a questo punto potrebbe essere rivendicata dai 5 Stelle, sfilandola l'expertise bocconiana di Giorgetti, mentre potrebbe tornare al governo Roberto Calderoli, già ministro delle riforme e della semplificazione nei governi Berlusconi. Ruoli di governo anche per Lorenzo Fontana e Guglielmo Picchi, o il padre della flat tax, Armando Siri, forse, perché tutto è ancora da comporre e anche i numeri delle poltrone sono variabile dipendente del nome del Premier. Questo succede nel perimetro della maggioranza e dintorni, laddove il governo è sempre più a portata di mano. Poi c'è quello che succede dall'altra parte e il copione non sembra particolarmente nuovo. Nel PD dei tormenti e dell'opposizione c'è ancora un uomo solo al comando. Da ex segretario Matteo Renzi dice che spiegherà le cause della sconfitta e come ripartire, aprendo i lavori dell'Assemblea Nazionale del 19 e provocando subito una specie di rivolta interna. Martina non è più il segretario reggente? Renzi deve smetterla, non è il padrone del PD, dice Cesare Damiano. Abbiamo molte cose da dirci, fa sapere Renzi, che poi attacca Lega e 5 Stelle e il costruendo governo, che non piace all'Europa, ma non piace neanche a me. Sarà il governo dei debiti, incalza Martina. Ma se la democrazia è una cosa seria, adesso tocca a loro governare, con buona pace di chi diceva che i 5 Stelle sono un partito di sinistra, dice così Renzi, punzecchiando la minoranza interna. E infatti arriva subito la replica firmata dal governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. La nostra opposizione a questo governo deve coincidere con una fase nuova. Apriamo porte e finestre, torniamo a essere credibili, rigenerando un campo di forze politiche, culturali, sociali. Se ne parlerà già domani in una iniziativa romana sulle prospettive della sinistra, firmata da Articolo 21, alla quale partecipano Gianni Cuperlo, Andrea Orlando, Stefano Fassina, Nicola Fratoianni e altri. Iniziativa che sembra non piacere al presidente del PD Orfini, che invoca la fine delle polemiche, anche di quelle sollevate da quei dirigenti all'ossessiva ricerca del capro espiatorio, e avverte: attenzione a pensare che il profilo dell'opposizione possa essere costruito immaginando di tornare alla sinistra perdente di 20 anni fa. Ma la polemica forte che attraversa oggi il PD arriva da Taranto. La crisi dell'Ilva e le risposte del governo e del PD considerate insufficienti dal governatore emiliano, minoranza PD, che non si capisce perché il partito continui a tollerare e blandire, questo oggi l'attacco del ministro Carlo Calenda, attorno al quale il PD fa quadrato, da Maurizio Martina, seria la sua proposta per l'Ilva, allo stesso Renzi, condivido la sua posizione. E tuttavia la trattativa sull'Ilva è destinata ad aprire un nuovo fronte di scontro interno al PD, forse non profondo, come la discussione 5 Stelle sì, 5 Stelle no, ma ugualmente logorante.
La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori dell'ex premier, nell'ambito dell'affare degli outlet The Mall, in discussione l'emissione di due fatture che si sono rivelate false. Secondo l'avvocato difensore, la richiesta della Procura a conclusione delle indagini è in linea con la nostra volontà di poter dimostrare in sede processuale l'assoluta correttezza dei comportamenti dei coniugi Renzi. Vedremo come andrà questa vicenda giudiziaria, ma Firenze è anche la città in cui oggi si è sentita una campana diversa da quella di Roma, dove si sta per formare il governo giallo-verde. I 300 chilometri che separano Roma da Firenze a molti oggi saranno sembrati decisamente di più, perché mentre nella capitale fervevano i colloqui per la formazione di quello che promette di essere il governo più critico della nostra storia, per usare un eufemismo, nei confronti dell'Unione Europea, nel capoluogo toscano, dallo stesso palco, quello di The State of the Union, dal quale ieri il presidente Mattarella aveva lanciato un durissimo monito contro il sovranismo, si sono succeduti i più alti esponenti delle istituzioni europee. Ha aperto il presidente del Parlamento, Antonio Tajani, lui membro del partito Forza Italia, che con il suo passo di lato ha fornito il carburante decisivo al dialogo Movimento 5 Stelle Lega, ha lanciato un appello chiarissimo: uscire dall'Europa o dall'euro non avrebbe alcun senso, ha detto, sarebbe solamente una scelta autolesionista. Visione condivisa dal presidente della Commissione Juncker, che ha sottolineato come la crisi migratoria e prima di essa quella finanziaria abbiano dato linfa a populismi e nazionalismi. In quelle circostanze ho scoperto, ha affermato, che ci sono degli europei sempre pronti a rispondere e degli europei part-time che a volte partecipano, a volte no. Non c'è stata, insomma, una risposta spontanea di solidarietà. Solidarietà, parola filo conduttore di molti interventi ascoltati oggi a Firenze, quella che, secondo il premier dimissionario Gentiloni, i paesi del sud Europa hanno sentito mancare negli anni più difficili, quella che, secondo il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, la nuova architettura istituzionale dell'Unione, che molto faticosamente potrebbe vedere la luce in un futuro forse prossimo, dovrebbe estendere. Abbiamo bisogno di un ulteriore strumento di bilancio per mantenere la convergenza tra i paesi durante i grandi shock, senza dover aggravare i compiti della politica monetaria. Tradotto, il ruolo della BCE è stato fondamentale per salvare l'euro, ma per metterlo definitivamente al sicuro i paesi membri devono creare una rete di sicurezza basata sul bilancio europeo. Moniti, auspici che rischiano però di rimanere vittime delle visioni contrapposte tra i paesi membri, dando ulteriore forza alle idee di chi nell'Europa vede solo una perfida matrigna. Ma sono altri i problemi internazionali davvero spinosi, a cominciare dal Medio Oriente. Come si sa, il quadro è stato reso più teso dalla decisione di Trump di ritirare gli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano. Fatto sta che comunque in queste settimane, complice anche un'altra decisione della Casa Bianca, anch'essa preannunciata come quella sul nucleare iraniano nella campagna elettorale di Trump, e quindi in qualche modo prevedibile, quella di spostare l'ambasciata americana in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme, tutto questo rende il quadro ancora più teso. Per di più, oggi la marcia di avvicinamento al giorno della Nakba, il settimo venerdì di protesta lungo la linea di confine sulla striscia di Gaza, ha fatto il resto. Vediamo. Gaza, marcia del ritorno, settimo atto, quasi due mesi di proteste, rabbia, ribellione violenta arginata con altra violenza, settimo atto di un'utopia che non abbandona i palestinesi più anziani con le loro chiavi arrugginite tra le mani, così come quelli delle nuove generazioni, il ritorno alle terre occupate da Israele dal 1967, ritorno a villaggi e case, quelle delle chiavi arrugginite appunto, che non esistono più, e così sia. Tumulti violenti nel settimo venerdì di mobilitazione lungo la striscia, recitano i comunicati stampa di Tzal alla forza armata israeliana, che spiega: non lasceremo danneggiare le nostre infrastrutture adiacenti la striscia. Anzitutto Hamas nei giorni scorsi aveva gettato altra benzina sul fuoco della protesta, chiedendo di intensificarne i numeri. I palestinesi con le solite armi, sassi, copertoni bruciati, aquiloni, incendiari per dare fuoco alle terre coltivate da contadini israeliani non lontano. I soldati con regole di ingaggio note, monitorati
sondaggio, valutazione, mezzi di dispersione e, se serve, l'utilizzo di armi da fuoco. Fucili di precisione, anzitutto, che hanno già provocato la morte di 48 palestinesi ed il ferimento di altre 1.700 tra le 8.500 persone che in queste 7 settimane sono finite all'ospedale, la maggior parte per intossicazione da gas antisommossa. Marcia del ritorno, settimo atto, vuol dire un altro morto palestinese da aggiungere alla contabilità di questa ennesima crisi lungo i confini tra israeliani e palestinesi, da cui ci si attende un'altra giornata di protesta massiccia lunedì 14, quando senza Donald Trump, ma con la presenza di figlia e genero del presidente americano, avverrà il trasferimento ufficiale dell'ambasciata statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme, evento, si sa, da tempo aspramente criticato dal mondo arabo, ma non solo. E non c'è solo Gaza nel menù odierno di queste terre martoriate, come comprensibile dopo i raid aerei israeliani di 36 ore fa sulla Siria, con bersaglio strutture militari iraniane. Quella con Teheran in Siria è una battaglia che a breve avremo vinto del tutto, dice oggi Benjamin Netanyahu, leader israeliano. I raid sono serviti e serviranno a tenere Israele lontano dai guai e, infine, dice, grazie a Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania per il sostegno dato al diritto israeliano di difendersi da chiunque. Un aggiornamento sulla situazione politica in corso a Roma, all'Hotel Forum, un albergo che si trova davanti praticamente ai fori imperiali, la zona forse più bella della capitale e non soltanto della capitale. Comunque in quell'albergo dove, come si sa, scende, come si dice, Grillo tutte le volte che arriva a Roma, è in corso un vertice tra lo stesso Beppe Grillo, Davide Casaleggio e Luigi Di Maio. Si fa il punto ovviamente sulla trattativa verso il programma di governo. Ma c'è un altro passaggio sulla scena italiana. Fine settimana è dedicato al rituale e sempre gradito da tanti, raduno nazionale degli alpini. Solo che quest'anno c'è qualcos'altro. 3 atti incendiari riusciti, uno tentato tra la notte scorsa e il primo pomeriggio di oggi sulle linee ferroviarie della Valsugana del Brennero, un gesto contro il corpo degli alpini con l'obiettivo di rallentare il traffico ferroviario verso Trento all'apertura della 3 giorni di festa per la 91esima adunata, dove sono attese circa 500.000 persone in città per partecipare alla festa e assistere alla sfilata di domenica. Indaga la Digos, secondo gli investigatori, la pista da seguire è quella anarchica, quei roghi sarebbero dolosi, ma al momento non è arrivata alcuna rivendicazione. Le zone prese di mira sono state scelte, forse perché non sono coperte da telecamere di sorveglianza. Il tratto della Valsugana è una zona impervia, mentre la rete del Brennero è in aperta campagna. A breve, sul tavolo dei magistrati di Trento, anche l'apertura di un fascicolo a carico di ignoti. Poco prima dell'ora di pranzo è stata colpita una centralina di controllo della velocità sulla linea ferroviaria in Valsugana, all'altezza della stazione di Caldonazzo, sulla stessa tratta. Nella notte era stata sabotata manualmente una cabina che gestisce i sensori paramassi e ancora. Sulla linea del Brennero, invece, all'altezza del comune di Lavis, era stata data alle fiamme all'alba un'intera cabina elettrica che gestisce il distanziamento dei treni e poi il tentativo di incendiare una seconda apparecchiatura a Civezzano. Il traffico ferroviario, rallentato per ore, è tornato alla normalità solo nel pomeriggio. Nei giorni scorsi qualche segnale di tensione contro la festa delle penne nere alla facoltà di sociologia della città occupata erano stati affissi striscioni e volantini: alpini, una faccia da fiumi di vino, un cappello da lago di sangue, alpini assassini, il tenore delle scritte. La vetrina di un negozio che esponeva gadget legati alla donata ha preso a sassate. La protesta contro gli alpini, presi di mira da chi si oppone alle missioni all'estero, è montata anche in rete sui social. Si starebbe organizzando una mobilitazione degli studenti della facoltà di sociologia contro la donata, vista sfavorevolmente anche dagli Schutzen. C'è stato un caso di grave violenza nel Vibonese, in Calabria. Un uomo ha ucciso una persona nell'abitazione di questa persona, poi è sceso in un locale pubblico, in un bar, e ha sparato contro altre persone, ferendone una delle persone ferite, una donna, e poi morta in ospedale, e poco fa l'uomo è stato infine catturato. Ancora non si sanno i motivi di questa esplosione e di violenza omicida. Dopo di noi a 8:30 gli ospiti di Lilli Gruber sono Massimo Cacciari, Serena Dandini e Alessandro De Angelis.
molti ospiti, poi subito dopo, come sempre, come tradizione, a Propaganda Live con Diego Bianchi e la sua banda, spiccano Noemi, l'immancabile Memo Remigi e altri di varia entità che non citeremo. Intanto ci fermiamo. Allora, vediamo come sono andate le borse intanto nell'ultimo giorno di contrattazione della settimana. Intanto ritorna sotto controllo lo spread che ieri aveva avuto una fiammata. Si sa che i governi come quello che sta nascendo in Italia non sono proprio quelli che vengono più festeggiati in genere, soprattutto dalle istanze europee, abbiamo sentito prima. Però in realtà appunto la fiammata di ieri si è in gran parte riassorbita. Avete nel frattempo visto che in chiusura l'indice FTSE MIB si è fissato su un guadagno dello 0,52% e avete visto anche lo spread che adesso è a 132 punti base. In questo momento invece a Wall Street gli indici sono contrastati, infatti se il Dow Jones sta guadagnando lo 0,21%, il Nasdaq sta perdendo esattamente la stessa cifra frazionale, lo 0,21%. È tutto, vi lascio a Gruber e poi Zorro. Ci vediamo domani sera, buonasera.